L'Orchestra Giovanile di Fiati, diretta dal maestro Cosimo Bombardieri, insieme al Pub di Strioni di Francesco Tassone, organizza un concerto di beneficenza per i terremotati del 24 agosto 2016. Siamo stasera qui di fronte a questa grandissima piazza per una manifestazione veramente importante che ha scosso tutti gli italiani, quindi ci sentiamo doverosi in qualità di fratelli italiani di partecipare come tutti i cittadini a donare qualcosa a queste persone terremotate. Lo scopo della musica oggi è ben diverso dal solito teatro oppure la banda in piazza, ha uno scopo quello di ringraziare queste persone che collaborano, soprattutto la Protezione Civile, la Croce Rossa, che oggi si occupano e sono in primo piano per queste persone terremotate. I brani che noi andremo a seguire riguardano tutti dei brani molto che riguardano un panorama bandistico, panorama musicale delle bande che oggi si conosce abbastanza bene nelle piazze, quindi non si differenzierà, anzi creerà il clima per una giornata comune, non lasciando quel vuoto ancora che si deve colmare. L'Istrione, insieme al concerto bandistico Armando e Domenico Miriello, hanno pensato di portare avanti questa iniziativa a favore delle zone colpite dal terremoto. Questa è un'iniziativa lodevole, io direi, così come tante altre iniziative nei nostri centri e in tutta Italia si è stretta nel dolore, nella morsa di dolore che ha colpito queste zone, si è stretta fino all'inverosimile, tant'è che dai luoghi dove appunto è successo il terremoto provengono degli inviti a rallentare un attimino tutte queste beneficenze. Ma l'Istrione e appunto il concerto bandistico hanno pensato di voler innanzitutto ricordare i morti, le persone che non ci sono più, le famiglie, ricordare, dare spazio alla vicinanza a questo immane dolore, a questa immane tragedia. Quindi abbiamo hanno ideato questa serata e in seguito poi sia l'Istrione che la banda presenteranno analiticamente il resoconto di questa serata al fine appunto di rendere a conoscenza di tutti che cosa la gente di Stilo ha cercato in qualsiasi modo di rappresentare, come pensa di rappresentare al meglio la nostra cittadinanza per queste zone terremotate. Grazie a tutti i cittadini di Stilo che sono numerosissimi stasera nella Piazza del Palio, e grazie a tutte le istituzioni. Stasera anche nel Consiglio Comunale abbiamo ricordato questa immane tragedia, e quindi io personalmente voglio, insieme all'Istrione, insieme alla banda, insieme a tutti i cittadini, voglio rendermi partecipe, voglio manifestare il nostro dolore e la nostra vicinanza a queste zone, a queste persone, a questi nostri fratelli colpiti. La Protezione Civile di Caulonia partecipa a questo evento voluto fortemente dall'Associazione Bandistica di Stilo insieme al Pub L'Istrione, sia per la raccolta fondi sia come presenza per sensibilizzare ancora una volta le popolazioni della Vallata dello Stilaro. Sì, salve, buonasera a tutti, mi chiamo Antonella, rappresento la nostra associazione, quindi di Protezione Civile, veniamo da Caulonia e sono 8 anni che ormai ci occupiamo sul territorio non solo caulonese ma comunque in ogni dove, al momento di necessità, al presentarsi di calamità. Siamo dei ragazzi molto attivi, molto presenti e spesso e volentieri veniamo chiamati anche in casi di calamità grosse, quali appunto quella che è capitata adesso al centro
Italia e anche altre, tantissime altre del passato. Penso sia una cosa veramente molto molto importante darsi una mano, quindi già ringraziamo proprio per questo invito, perché vuol dire che c'è una grandissima attenzione a queste problematiche. La solidarietà è una cosa veramente importante. È una cosa che ci guida spesso e ci fa conoscere tantissima gente, e il legame che si stringono, i legami sono veramente molto molto importanti. E organizzare queste manifestazioni veramente dà segno di grandissima solidarietà, e per noi è un onore davvero essere presenti a questa manifestazione. E noi siamo qui proprio per diffondere molto anche il valore, quello che è il senso del volontariato, perché comunque di volontari ne servono, e ne servono tantissimi. Noi siamo sempre indaffarati, quando capitano calamità ci sono giornate veramente dure, lunghe, lunghissime, e c'è bisogno veramente dell'aiuto di tutti. Il nostro appello è quello di sensibilizzarsi, di essere veramente molto attivi, non tanto solo ed esclusivamente di solidarietà, ma essere proprio protagonisti e diventare grandi volontari, perché la gente, la popolazione tutta comunque ha bisogno di volontari, e si è visto in questa emergenza quanto veramente hanno dato i volontari. Quindi grazie ancora, e grazie soprattutto alla città di Stilo che comunque ci sta ospitando. Grazie davvero.